Buongiorno e benvenuti sul mio canale Let's Talk About. Oggi vorrei fare una recensione mia personalissima di un profumo veramente che ha fatto la storia, soprattutto nell'ambito dei profumi gourmand. Stiamo parlando del mitico Angel di Thierry Mugler. Questo profumo è nato nel 1992 ed è un tipo di profumo orientale vanigliato, più precisamente gourmand. Quando uscì questo profumino, il mercato dell'industria profumiera non si era mai trovata davanti a una rivoluzionaria fragranza come Angel. È un profumo molto 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 caldo, un profumo molto molto dolce e un profumo veramente tanto tanto intenso. È un profumo veramente avvolgente che riesce ad emanare questo senso di rassicurazione e di sicurezza per la persona che lo indossa, che ho dovuto acquistarlo. È un profumo accattivantissimo, il packaging poi è iconico perché tutti conosciamo l'iconico formato a stella di Thierry Mugler. Basti pensare che nel 2007 ha vinto come miglior fragranza dell'anno al Fifi Awards, ovvero l'annuale competizione nell'industria dei profumi. Per farvi capire meglio quanto è complesso ed intrigante questo profumo, vi dico subito le note che lo caratterizzano. Partiamo subito con le note di testa. Abbiamo bergamotto, melone, cocco, mandarino, gelsomino, ribes nero, zucchero filato e ananas. Come potete notare, le note di testa sono veramente fruttatissime. La punta di zucchero filato che c'è all'interno di queste note di testa dà alla frutta un corpo ancora più solido nella propria dolcezza. Come note di cuore invece abbiamo cardi, noce moscata, miele, albicocca, prugna, orchidea, pesca, mughetto, rosa e bacche rosse. Come note di cuore invece possiamo notare che si spostano un po' sui principali fiori. Poi arrivano, ragazzi, le note di fondo, quelle che permangono veramente all'infinito su questo profumo. Fava tonka, vaniglia, patchouli, sandalo, ambra, muschio animale, cioccolato e caramello. Queste vi garantisco che come note le si percepiscono tutte, soprattutto il caramello e il cioccolato come fondo riescono a riempire il vostro naso di... Ah, dovreste sentirlo per capirlo, quindi vi invito la prossima volta, se non lo conoscete, ad andarlo ad annusare in profumeria. Alle amanti dei profumi dolci, alle amanti dei profumi accattivanti e sensuali, alle amanti dei profumi che le fanno sentire sicurissime di sé, Angel è un profumo che farà per voi sicuramente. Io ho acquistato il formato portatile, quello più piccolino, il formato un po' più grande con la custodia, infatti era un'edizione limitata con l'arti cover, ed infine il deodorante. Il deodorante è veramente ottimo, non contiene nessun particolare ingrediente nocivo o comunque fastidioso e rimane tutta la giornata anch'esso. Come possiamo notare, il formato è sempre fatto alla mitica stella. Questo è da 15 ml ed è ricaricabile. Tutti i profumi di Thierry Mugler hanno una caratteristica veramente molto molto positiva, ovvero che sono ricaricabili. Quando andate a ricaricare il vostro flacone, molto meno di quanto paghereste il profumo con la confezione nuova. Dopodiché abbiamo la confezione da 25 ml con l'arti cover, ovvero un'edizione limitata in cui Thierry Mugler ci voleva regalare una custodia per il profumo. Funziona proprio come le custodie dei telefoni. Rimane la vostra custodia che ripara da eventuali danni il vostro profumo e all'interno l'iconico flacone a stella, anch'essa ricaricabile. Quando lo spruzzate vi sentite già immerse in un mondo veramente diverso. Alla mia prima impressione si sente tantissimo lo zucchero filato, il caramello. È molto molto dolce, molto molto caldo. È inutile. Questo profumo mi fa sentire, almeno per quanto mi riguarda, mi fa sentire molto molto protetta e ha un senso di rassicurazione totale. A parte che per me questo profumo ha un valore enorme affettivo, lo usava una persona della mia famiglia. Come voto persistenza do un 10 su 10, questo profumo difficilmente non vi garantirà la persistenza tutto il giorno. Sui vestiti non ne parliamo, ha una persistenza 1000 su 10.
Come voto di sillage, quindi la percezione, do un 9 su 10 perché è molto molto penetrante come profumo, quindi lo si sente ovunque, si lascia la scia enorme. È molto pungente come profumo, quindi a chi non piace questa tipologia di prodotto può dare anche fastidio, ma non un fastidio negativissimo, un fastidio che si sente proprio che questo profumo è sull'altra persona e lo si percepisce molto forte. Per quanto riguarda invece il formato del deodorante, si presenta in questo modo. È veramente infinito questo deodorante perché basta solo una spruzzata che dura tutto il giorno, veramente. Il mio formato è di Eau de Parfum. L'eau de toilette rimane un pochino più elettrica, un pochino più agrumata e meno gourmand, secondo me. A me piaceva molto di più l'Eau de Parfum rispetto all'Eau de Toilette. Spero vi sia piaciuta questa recensione. Vi invito ovviamente a sentire il profumo Angel di Thierry Mugler, perché oltre ad aver fatto la storia avrete sicuramente addosso un profumo diverso da tutti gli altri ed inconfondibile. Diciamo che è un Chanel numero 5 degli anni 90. Se vi è piaciuto il video lasciate un like, iscrivetevi al mio canale e ci vediamo al prossimo video. Un bacione, let's talk about.